cantano l'amore, che cantano l'amore, noi figli dell'amore. Buonasera signore e signori, un carissimo saluto da me, che sono Andrea Maiello. A fianco a me potete vedere il mio compagno di viaggio Fabio Chiavassa. Ciao Fabio. Ciao, ciao Andrea, un saluto a tutti. Un saluto a tutti voi. Allora signori, voi vi starete chiedendo che cosa fanno questi due signori qui in diretta, prima dell'ultima serata del Festival di Napoli. Allora voglio fare una precisazione, scusate, che ci vedete qui in diretta, me e Fabio, ma noi siamo in totale sicurezza, secondo chiaramente il DPCM del nostro Presidente del Consiglio. Noi ci vedete una fianco all'altro, ma in realtà siamo a circa 30 km di distanza. Abbiamo usato, come insomma tanti illustri colleghi, la tecnologia per far sì che sembriamo insomma nello stesso studio, ma in realtà non è così. Noi siamo qui per iniziare quest'ultima serata del Festival della Canzone Napoletana 2020, la sesta edizione. Siamo qui Fabio, facciamo questo pre-festival e vi raccontiamo un pochettino queste due serate che abbiamo appena gustato, ieri e l'altro ieri, insomma con tutto quello che c'è stato. Fabio, tu l'hai seguita insieme a me, tu insieme a me hai fatto parte del insomma un po' dello staff di quello che è montato, poi andremo a spiegare. Dici la tua, ovviamente. Sì, questo festival per noi di PVR Radio è stata la prima edizione. Naturalmente ringraziamo coloro che ci hanno permesso di far parte di questa famiglia, dal maestro Massimo Batte a Massimiliano Ferrara e Maria Rosa Borsetti e tutto lo staff. Adesso veramente sono tante le persone che collaborano per la realizzazione di questo festival, e noi abbiamo vissuto il nostro primo festival. Questa purtroppo è l'ultima serata, non so se si può proporre di continuare da domani, no? Non si può, vero? Ma guarda, questo poi sarà una cosa che sicuramente col maestro Abate, che io saluto calorosamente, che in questi giorni siamo stati a stretto contatto, sarà una cosa che andremo insomma poi a chiacchierarla, diciamola così. Sì, veramente un bellissimo festival che ho seguito. La prima serata abbiamo visto le New Generation, ieri c'è stata la sezione lirica, molto bella e interessante, anche perché insomma ad ogni canzone è stata data anche una spiegazione, un collocamento storico, specialmente ieri sera per quello che riguardava la lirica, quindi molto molto interessante. Naturalmente poi oltre alla bravura degli artisti che hanno preso parte a questa sesta edizione del Festival di Napoli. Sì, esatto, se vogliamo possiamo insomma fare un pochettino un ripercorso di queste due serate che abbiamo appunto appena gustato, ad esempio citare questi bravissimi ragazzi e non solo ragazzi della New Generation, le nuove proposte che sicuramente faranno strada, perché veramente sono veramente tanto 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 bravi. Allora posso, la lista è lunga, ma le avete apprezzati e le apprezzerete sicuramente in futuro. Partiamo da Soul Food Vocalist, poi abbiamo Emanuele Matrullo, Luca Sorrento, Enrico La Femmina, Adelaide Cuciniello, Stefano Marcato, Stefano Ciamaruta, quindi Stefano è il buono, Fatma Mema e Enea Cerasci erano la coppia lirica, molto bravi anche loro, Imma d'Inverno, Gustavo Martucci, Maria Ossino, scusate la pronuncia, e Massimo Penza. Erano tanti, ho letto per ovvie ragioni perché non volevo troppo storpiare, ma sicuramente l'avrei fatto e la mia memoria non mi accompagna più di tanto, quindi scusate se ho letto, ma non ci sono state solo le New Generation. Durante la serata tantissimi ospiti, tantissimi contributi video, e ringraziamo chiaramente tutti quanti, e anche la sezione lirica ha avuto oltre che un enorme successo come la prima serata, ha avuto una grande lista di cantanti molto molto ma ancora di più bravi. Fabio. Eh sì, ma infatti come ti dicevo prima,
la puntata, insomma la serata di ieri sera è stata molto 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 bella e interessante. Ricordiamo anche che con i media partner che insomma partecipano a questo festival, veramente le serate sono state condivise in tutto il mondo e i commenti che arrivavano appunto da tutte le parti, da tutti gli stati, insomma erano tutti positivi e tutti, insomma, tutti complimenti a questi grandi artisti che si sono esibiti. E ricordiamo che questa sera, sì, non possiamo svelare nulla, ma questa sera si prosegue ancora alla grande. Io ripercorro gli artisti della seconda serata lirica, poi voglio chiaramente fare una puntualizzazione in merito a, insomma, a come è andato in onda il festival, perché è doveroso. Quindi ripercorriamo un pochettino questi grandi nomi chiaramente della musica lirica: Rosita Rendina, Gennaro Monet, Linda Petriccione, scusate gli occhiali, Gianluca Pantaleone, Maria Movchkan, scusate la pronuncia, Andrea Russo, Anna Rita Terrazzano, Salvatore Minopoli, Marco Ferrante, Camilla Carol Firias o Firias, Antonio Landolfi. Beh, come avete potuto vedere, questo splendido festival, io mi sento anche un po' chiamato in causa, caro Fabio, perché comunque io sono di origine partenopea, quindi per me insomma è stato davvero un grandissimo piacere e un onore poterlo montare. Questo festival è andato online perché giustamente, come tantissime altre manifestazioni, tantissimi altri colleghi hanno sfruttato questo metodo e questa grande piattaforma online, sul social, poi insomma ci saranno i video caricati anche su YouTube. Quindi è sempre per rispettare giustamente quelle che sono le norme di sicurezza, insomma, che ci hanno dato, diciamo così, dai piani alti, Fabio. Eh sì, quest'anno è stato un anno particolare, le festività sono feste particolari, tutto il mondo artistico si è automaticamente dovuto adeguare e diciamo che sotto questo punto di vista ci ha fatto scoprire, ci ha fatto fare un passo avanti, perché molti hanno iniziato ad utilizzare, insomma, il web, la rete, e diciamo che sotto questo aspetto è stata una cosa positiva e poi ha permesso naturalmente di non mancare questo appuntamento, questa sesta edizione col Festival di Napoli, che così abbiamo potuto, si è potuto svolgere. Esatto, per svolgere questo splendido festival, queste tre serate, e il maestro Abbate in primis, Massimiliano Ferrara, ricordiamo insomma di dove vivo all'estero.com, e insieme a loro ci sono, ma io dico così ovviamente scherzosamente, ci sono un milione di collaboratori, perché ce n'è una lista infinita. Ecco, io chiedo scusa, ma non è per non citarli, ma sono davvero tanti. Avremmo dovuto fare un festival, un pre-festival, partendo da oggi pomeriggio alle ore 14 per arrivare giusti alle 21, che poi partirà questa terza serata. Però insomma li troverete e li potete leggere, gustare nei titoli e li vedrete, ma non solo nei titoli, perché appena terminiamo noi con questa nostra diretta, insomma ci sarà un piccolo intro del festival, che tra poco andremo chiaramente a parlarne, dove andremo a toccare un paio di punti molto importanti, e uno di questi è appunto insomma la lista e tutti i loghi di tutti i media partner, che sono davvero tanti e sparsi per il mondo. Perché noi stiamo parlando, come hai citato prima tu Fabio, il Festival di Napoli non è solo trasmesso e non è solo seguito in Italia, ma Napoli è nel mondo, assolutamente. Napoli è nel mondo e come abbiamo detto con il maestro Massimo Abbate, è un patrimonio dell'umanità, dell'intera umanità, e quindi apprezzata soprattutto la musica partenopea, la musica napoletana. Insomma, non esiste nessuno che non conosca questa nostra forma d'arte bellissima, e quindi in tutto il mondo, come dicevi, sono state trasmesse le dirette del Festival
Festival di Napoli e sì, come dicevi tu, non possiamo fare veramente la lista di tutti, ma dagli Stati Uniti, l'Argentina, la Spagna, la Francia, insomma qualsiasi nazione che possiate immaginare, il Festival di Napoli era presente in queste due serate precedenti e nella terza di questa sera. Ricordiamo anche, sì, visto che stavi parlando insomma di tutto lo staff, del numeroso staff che fa parte del Festival di Napoli, che visitando le pagine del festival, naturalmente i moderatori e chi ha creato le pagine stanno pubblicando le immagini, le foto della preparazione insomma e quant'altro, quindi potrete vederli anche tramite le pagine social. Sì, esatto, questo festival, come abbiamo detto, è anche particolare, se vogliamo dire così, nel senso che nelle varie serate, ieri, l'altro ieri, e insomma sentirete anche delle belle cose questa sera, che non voglio svelare niente di quello che, ovviamente, di quello che vedrete questa sera, ma davvero è una puntata spettacolare, insomma si è raccontato anche un po' quella che è la storia, alcune nozioni chiaramente storiche, con date, con nomi, e insomma abbiamo raccontato, io dico abbiamo perché mi sento parte della famiglia, come credo anche tu Fabio, di questa splendida sesta edizione, è stato anche raccontato appunto quello che può essere la storia del festival, della canzone napoletana, sotto la chiave delle persone, sotto la chiave anche umana delle persone stesse che hanno reso grande la musica napoletana, che hanno reso grande Napoli, perché parliamo della musica napoletana, parliamo di Napoli, ma insomma hanno dato appunto dei cenni davvero storici che in realtà forse non si pensa di doverli conoscere, ma insomma è storia, è la storia Napoli, napoletana, ma anche insomma la storia di tutti noi, se vogliamo dire, perché comunque le contaminazioni, lo sappiamo, ci sono, e quindi fa parte comunque della nostra storia, del nostro pregresso, dei nostri nonni, bisnonni, e andiamo indietro con gli anni, Fabio. Sì, assolutamente, se uno conosce la storia, come dicevo prima, è stato molto bello il fatto che c'è stata una spiegazione dei brani che sono stati proposti al festival per comprenderli meglio, e poi interessante insomma la storia del pezzo in sé. Diciamo che il Festival di Napoli è stata una sorpresa per noi, come diciamo è stata la nostra prima edizione, ci dispiace di non aver partecipato alle altre cinque precedenti, però insomma siamo ancora all'inizio, quindi da adesso in poi non possiamo più perderci nessun festival. Beh, noi ce lo auguriamo tanto, voglio, chiaramente è giusto, noi due siamo qua, però è giusto in qualche modo mettere la faccia, se così vogliamo dire, molto volgarmente, insomma i video che avete visto montati sicuramente, e me ne assumo tutte le responsabilità, sono montati da me, e quindi sicuramente qualche errore c'è stato, ma insomma è tutto molto familiare, se così vogliamo dire, nel senso bello della parola, non buttato là, senza screditare assolutamente niente, è tutto molto familiare nel senso bello della parola, e quindi chiedo scusa se ho commesso qualche errore, questo è doveroso, perché comunque è giusto così, perché la gente in questo momento, in questo preciso momento, si starà chiedendo, ma questi due chi sono, Fabio? E dicono, ma perché questa sera funziona così? Beh, abbiamo avuto questa grandissima opportunità dal maestro Abbate, che oggi pomeriggio mi ha detto, ma senti un po', ma perché non aprite con una vostra diretta l'ultima serata del festival? Beh, io sono onorato, Fabio altrettanto, quando te l'ho detto oggi pomeriggio, insomma immediato, neanche ho finito di scriverlo, mi hai detto subito sì, e insomma noi che dire, ringraziamo davvero il maestro Abbato e tutti gli altri ovviamente per insomma per questa piccola diretta, e spero che non vi stiamo annoiando soprattutto. No, io penso di no, insomma, al massimo per il prossimo festival ci Abbate ci esilia dal festival. Esatto. No, non vorrei che Abbate, penso che non si sia pentito, dici che sarà già pentito di questa diretta. No, stiamo scherzando, questo è un momento sobrio, attendendo il festival, questa terza serata. Tra l'altro tra pochissimi istanti, un paio di minuti,
mi ricollego a quello che stavo dicendo prima, vedremo una presentazione iniziale prima dell'inizio del festival, laddove andiamo a toccare due punti molto importanti. Due punti molto importanti sono, ho già citato tutti i media partner, li vedrete iscritti, vedrete tutti i loro nomi e grazie ancora c'è anche il nostro nome di PVR Radio. E poi c'è una prima parte di questo intro che parliamo di un buonissimo, bellissimo, tuttoissimo che volete voi, profumo. Stiamo parlando del profumo che porta il nome di una famosissima canzone di un grandissimo maestro, nonché il padre di Massimo Abate, è una grandissima canzone che si intitola Indifferentemente. Ora il popolo napoletano la conosce assolutamente. Io la ricordo che ero bambino, che mio padre chiaramente, in quanto napoletano doc, me l'ha fatta ascoltare. E insomma, vedrete la presentazione di questo profumo, che è una fragranza stupenda, è profumo di festival assolutamente. Questo è l'intro che andremo a vedere, qualche minuto vedremo quell'intro lì e poi partiremo con la terza ed ultima serata, laddove andremo, poi si andrà a proclamare chiaramente anche insomma coloro o colui o colella che ha vinto insomma le varie sezioni. Fabio? Sì, ci saranno delle premiazioni che insomma naturalmente insomma, è giusto anche assegnare, ma come diceva il maestro giusto appunto ieri sera, non ci sono né vinti né vincitori, insomma è un festival di Napoli. Un bellissimo festival di Napoli, ovviamente si aggiudica qualche premio, però insomma non è questo lo scopo, è quello di far conoscere veramente la musica napoletana in tutto il mondo, un progetto che richiede veramente tantissimo impegno, insomma come abbiamo detto prima, quindi voglio... insomma... Non ti volevo interrompere, guardavo... No, quindi dico, è notevole, insomma, noi sappiamo, poi abbiamo adesso forse collegati dei media partner, sappiamo cosa vuol dire organizzare qualcosa e soprattutto organizzarlo bene, con professionalità, e quindi insomma tanti complimenti a Massimo e a tutto lo staff naturalmente. Signori, siamo arrivati al momento che noi, io e Fabio, vi salutiamo, vi lasciamo... con questo pre-video prima della grandissima ultima serata della sesta edizione del Festival di Napoli 2020 nel mondo. E insomma, Fabio, io ti ringrazio davvero tanto per essere qui con me, anche se a distanza. Io ringrazio te. Di chilometri. Noi ringraziamo tutto lo staff del Festival di Napoli e gustatevi appunto questo pre-video e poi buona serata a tutti. Grazie mille. Buon festival. Ciao. Tramonta luna e noi per recitar l'ultima scena restammo mano e mano senza tenere coraggio ci guarda. Fammi quello che vuoi indifferentemente, tanto saccio che sto, per te non so c'ho niente, e dammi sto veleno, non aspettavi mano, che indifferentemente si tu m'accido non ti dico niente. Mentre mi scippa piette chi sto cuore, non
sento più dolore e non tengo più lacrime per te. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspetta di mano, che indifferentemente si tu m'accido non ti dico niente. Recitando l'ultima scena,
resta a mano e mano, senza tenere coraggio ci guarda. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettavi mai, che indifferentemente si domacci. Non ti dico niente. E rido mentre mi scippa piette chi sto cuore, non sento più dolore e non tengo più lacrime per te. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettavi mai, che indifferentemente si tu m'accido non ti dico niente.
mezza serata, ieri c'è pure stata una magnifica serata questa della sezione lirica, hanno fatto veramente un capolavoro questi ragazzi, soprattutto l'organizzazione e soprattutto un ringraziamento particolare che vorrei fare a Raffaella Ambrosino che ci ha dato questa possibilità di poter realizzare questa serata della sezione lirica, ovviamente al presidente di commissione che è il nostro Dario Ascoli, che per il secondo anno ci sta vicino e ci aiuta e in pratica ha coordinato tutta la parte artistica di questa sezione. E poi volevo ringraziare anche Massimo Iannone, grande, sapete, grande cantante lirico del Conservatorio Santa Cecilia, e in più voglio ringraziare il Comune di San Giorgio che ci ha dato la possibilità di realizzare questa serata magnifica in Villa Bruno e nell'ambito del famoso premio Troisi. Quindi il Festival di Napoli ancora riesce ad avere una sua collocazione ben precisa, a crescere sempre di più in maniera esponenziale, e poi soprattutto il Festival di Napoli riesce ad andare oltre anche i confini napoletani. Non a caso questa terza serata è dedicata dunque ai popoli cosiddetti del mare, i popoli del Mediterraneo. Una cosa straordinaria, penso, perché partendo comunque dal bacino del Mediterraneo arriviamo poi piano piano a Napoli, perché la cosa importante, Rino, è vero, è le radici, insomma, quindi partire, certo, partire dal mondo e arrivare al mondo e arrivare a Napoli. Questa volta lo facciamo diversamente, anche perché i periodi sono diversi da quelli di una volta, certo. E ci sono più media partner, abbiamo tante possibilità. E poi internet ci dà la possibilità, assolutamente, di espanderci. E allora, noi partiamo dal Mediterraneo questa volta. Culla della cultura, ma culla questa volta diventa palco protagonista del Mediterraneo, di questo incontro, no? Di questo incontro tra quello che è la musica napoletana e tutte le musiche autoctone dei paesi limitrofi al Mediterraneo. E quindi poi l'incontro è come praticamente artisti di altri paesi si raffrontano cantando cose napoletane e viceversa, insomma c'è questo incontro, questo melting pot di culture che si avvicendano tenendo come diciamo ingrediente primario la musica napoletana. Quindi diciamo il passaggio forse più importante è quello dell'apertura verso i paesi, perché in realtà la musica napoletana bisogna dire che comunque è andata sempre verso l'America, no? verso l'Asia se vuoi, ma fondamentalmente negli ultimi 20-30 anni ci sono stati dei timidi tentativi di artisti, e qualcuno ne abbiamo visto, no? Ci ha contattato, insomma, grazie, che si sono avvicinati alla musica napoletana, ma in realtà se poi andassimo a fare anche un'analisi tecnica musicale, ma non voglio annoiare qui, non è questa qui la sede, però le similitudini sulle accordature, sulle scale, sul fraseggio melodico dei paesi, voglio dire, del Nord Africa, quindi che affaccianti sul Mediterraneo, sono molto simili. E quindi l'incontro doveva arrivare un momento in cui queste cose venissero messe a punto, venissero guardate con un occhio più esperto come quello dei nostri non lirici. Sempre guardare diciamo a occidente, ma incominciamo a guardare anche un po' verso l'Oriente. La musica unisce, quindi è importante riunire tutti questi popoli che una volta si facevano guerra. Ci guerre epocali, che invece la musica può in qualche modo unire, l'abbiamo visto anche in tante occasioni, addirittura tra artisti palestinesi e israeliani che hanno iniziato questo percorso. Napoli perché? Perché Napoli, diciamo, fondamentalmente può diventare il centro appunto storico, culturale e artistico di tutto il bacino del Mediterraneo e unire questi popoli almeno attraverso la musica. E sono anche molto felice che tu, che sei un esperto di musica, sostieni ampiamente il fatto che comunque sia, adesso al di là di tutte queste di tutto ciò che è stato bello, che ci è arrivato d'oltreoceano, tutta la musica diciamo dell'Occidente, sono ormai tanti anni, è arrivato il momento in cui bisogna ritornare all'arte, alla culla del Mediterraneo, alla culla dell'arte artistica e musicale. Di tornare a dare attenzione alle cose. Io mi è capitato anche, magari ne abbiamo parlato anche qualche altra volta,
uno dei primi forse tentativi da quella parte geografica del mondo è stato quello di Noa, no? Che è ambasciatrice nel mondo per la causa degli israeliani, ma lei usa un veicolo importantissimo che è la musica, e non a caso lei ha fatto un disco tutto di canzoni napoletane, eccetera eccetera, vabbè. E quindi voglio dire, questa cosa la spiega molto chiaramente, cioè spiega molto chiaramente, e il potere come dire, geopolitico della musica. Sembra strano, sembrano parole lontane, ma in realtà non è così, no. Lo abbiamo visto con il Live Aid nell'80, abbiamo visto We Are The World, il potere della musica, il potere geopolitico della musica esiste, è forte, è importante ed è imponente, ma quello che a noi interessa adesso non è una questione geopolitica, ma culturale, cioè di andare ad analizzare la possibilità di avvicinare fisicamente i mondi attraverso nuove composizioni o composizioni di arabe con testi di autori napoletani, certo, o viceversa. Certo. L'esperimento, diciamo adesso, si passa alla parte attuativa dell'esperimento. Assolutamente. Questo è il tipico tentativo. Insomma. Allora, io direi subito di iniziare con la prima parte, diciamo, dei primi ospiti, e iniziamo proprio con la lettera A, non a caso, l'Albania. Perché? Perché noi siamo stati in Albania, come tutti sapete, a settembre, dove c'è stato l'altro festival della canzone napoletana, e dove questa sinergia ha permesso che appunto i vincitori di questo festival venissero poi diciamo ospitati come in qualità di concorrenti al Festival di Napoli. Abbiamo avuto appunto nella New Generation questi due ragazzi, Fatma Mema e Denea Ceraci, che in pratica hanno cantato una canzone col canto di formazione lirica, ma comunque una canzone molto bella dedicata a Edoardo De Filippo. Allora, io direi quindi di passare direttamente al primo video, quello dell'Albania. I viaggi. Quelli importanti non si compiono mai in due, soprattutto quando la prima tappa costituisce la realizzazione di un grande sogno. È con immenso piacere che presento due validi collaboratori, Giuseppe Palumbo e Giulietta Stresi, altra interprete straordinaria, cantante rinomata in Albania. Buonasera Napoli! Buonasera mondo! Un affettuoso saluto da Durazzo, Albania, dove Giuseppe Palumbo e Giulietta Streffi hanno scelto di vivere e cantare insieme. A Durazzo si vive bene, c'è il mare, c'è il sole, si mangia bene e c'è pure la pizza. Le canzoni napoletane qui le ascoltano e le cantano ovunque, e noi quest'anno abbiamo voluto portare i giovani cantanti albanesi ad eseguirsi al festival più bello del mondo, quello del Festival di Napoli. E non solo, vi facciamo ascoltare anche un brano della musica tradizionale albanese. Buona serata a tutti con la musica napoletana, la nostra bandiera nel mondo. Buonasera. Thank you.
giovani. Mai pignati cuio, moi baluche pre. Mai pignati cuio, moi baluche pre. Mi sento te a potranda filme. Mi sento te a potranda filme. Yaranana, yaranane. Yaranana, moi te kicene. Yaranana, yaranane. Viaggio intorno al Mediterraneo, partendo dall'Albania, che ha visto realizzare il primo festival di Napoli in un tour a settembre di quest'anno. La prima interprete, Esther Gioca, è uno dei brani cantato da Mario Abate e reso celebre in tutto il mondo, indifferentemente. Una
come flet ti sotto naso un po' macchè ti lo te dotno poi fce ti t'fundit fiale ma fè cu to te shkosh pa mua si do jetosh pa mua me një të ua e di mirë po bua, e thonë që te utuar, lo t'i zia. Buzë që në lotin e parë, e parë, që janë, ti so po shkonë, as një fjallë sot unë të dua si ima sot nuk ka datë në kalendar sot ti do ikësh pa mundar ku
تو توش خوش خموه صدای توش خموه منی تو اونه دیمیل خموه افاسته او تو ور نوتیزی Cilotine va, le va, sia, ti so poscon paura, pafia. Dove attingere gli insegnamenti più importanti. Come non si può ricordare il regno delle due Sicilie e la dominazione dei Borboni che rese Napoli e la Sicilia due autentici gioielli. Napoli chiama Sicilia, la Sicilia risponde con due dei suoi artisti migliori, i fratelli Emanuele Brunetto e Francesco Brunetto, in arte i Bella Morea, il brano che presentano Stidra Lucendi, la ballerina che interpreta il video Paride Benassai. Allora non ci resta che assistere a questa meravigliosa danza della vita. Noi siamo i fratelli Emanuele e Francesco Brunetto, duo di musica popolare del Mediterraneo, in arte Bella Morea. Ci occupiamo di studi e canti attraverso ricerche etnomusicologiche, appunto della musica popolare del Mediterraneo. Ci occupiamo di world music, scriviamo anche brani inediti nostri, sia per dare un po' continuità alla tradizione, ma facendolo con innovazione attraverso anche musica attuale. Ciao! Ciao. Shin, io sogno qua. Io sogno l'amore, l'amore piccione, l'amore per la vita. Shin. Shin. Lassa che io ti canti sta poesia, l'amore capitia, io provo stica mia, cacchio ti talio, e tanto m'arricrio, abbagli l'arma mia, dolce amore mio. E lasciate passare, mettete a ballare, romani, romani tu sarai la sposa della vita. Stasera magari la luna s'ammuccia e va da re di nuvoli, tante a to bidizza capuri li stidi ti incoronano perché la to facciuzza avina luce camabaglia caputi sidari l'uscio ad ogni scuro la saga di sogni sta canzoni stu comica mi batti sti dammi
trascini, io sogno casticciuri sono pittia, fatti vasari e balla cumia, ca domani tu sarai la sposa mia. Importanti numeri delle scorse edizioni, che a titolo di esempio riportiamo qui in breve. Oltre 100 autori, 45 musicisti dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di San Pietro a Maiella, 44 concorrenti, 20 ospiti di qualità, oltre 30 tecnici, circa 50 volontari, decine e decine di collaboratori e centinaia di fan. Hai detto Cutica? Che emozione la mia terra, la Calabria. Il collettivo musicale Parafonè è attivo da 15 anni, rappresenta una delle band più innovative del Sud Italia. Il recupero e la riproposta della musica calabrese proiettano il gruppo alla riscoperta di fratellanze sonore, oltre i confini territoriali. Strumenti tradizionali, miscelati a strumenti moderni e ritmi coinvolgenti. Tra i concerti a cui hanno partecipato il gruppo, Columbia Center di Toronto, Columbus Day a New York, Svizzera, Francia e molte altre tappe nazionali. Ciao a tutti, io sono Bruno Tassone, il cantante dei Parafonè. Parafonè è un progetto musicale che nasce in Calabria negli anni 2000, 2001 per la precisione, ed ha come obiettivo la riscoperta e la riproposta della musica popolare, nonché la rivisitazione. E che dire di noi? Abbiamo solcato un po' i palchi di tutta Italia, anche all'estero. Quest'anno siamo, come tutti, un po' più fermi e siamo molto rammaricati di non essere con voi e poter condividere dal vivo le nostre emozioni e la nostra musica, però siamo fiduciosi e speriamo tanto che il prossimo anno si possa essere insieme, cantare e ballare questo nostro sud. Un abbraccio al Festival di Napoli da tutti i Parafonè. Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà ad Algeri su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate dei regni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a Milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno come malandrini a malandrini: ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e il formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli, e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle città della malavita, anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle villaie. Thank you.
Barbuca sotto, scritto bella de partiscia. E cala partenza mia ormai sicura, cala partenza mia ormai sicura. Bella nave a mezzo mare, bella si prepara, la nave a mezzo mare, bella si prepara. Necessario ricordare che il Festival di Napoli, organizzato dall'ANI, Associazione Nazionale Italiana Artisti, nasce dalle ceneri del mitico Festival di Napoli, quello famoso trasmesso dalla RAI dal 1952 fino al 1971, che ebbe la capacità di unire un popolo intero al di là delle sfere sociali di appartenenza, diventando un vero e proprio collante di cultura che, seppur diverse, erano in quell'occasione unite e unanime in nome della musica quale strumento di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico e di aggregazione sociale. Altra terra straordinaria con i suoi profumi mediterranei, da cui provengono i Terraros, gruppo musicale pugliese che combina in maniera originale le sonorità della pizzica, della tarantella, della tuta murriata e il folk. I componenti del gruppo sono guidati magistralmente dal loro leader, Dominique Antonacci, e si fanno portavoce con la loro musica, la passione e forte senso di attaccamento alle loro tradizioni di veicolare questo bagaglio culturale in giro per il mondo. Moltissimi concerti in tutta Italia e all'estero, Melbourne, Stoccolma, Bruxelles, Spagna, Vienna, Praga, ed oggi sono qui a Napoli per farci ballare. Voglio raccontare discorsi che qualcuno ha preso in qualche bar, discorsi caseresci di gente assai normale, famiglia, casa, chiesa e voglia di lavorare, e gente assai alla mano, e gente popolare, con la valigia pronta e un sogno da partorire, non viaggia con la escort ma con l'espresso notte, con la sua auto blu,
ma non la paghi tu. In cerca del futuro, e che problema c'è? C'è sempre una manovra insieme a me. Cos'è successo? Dormo sul testo e qui si sfiora di buio pesco. Sciame la bella, dare bella, se succede non buongiorno. Buonanotte, istinature, più sciamannate, più sotto dura. Sciame la bella, dare bella, se succede non buongiorno. Dicevano bravo, con intenzione, adesso sto in cassa integrazione. Ebbene sì, è la bella Italia, terra di avventurieri, poeti, grandi artisti, raccomandati e puntanieri, cristiani all'occorrenza, col salto in paradiso, che con le sue benedizioni tira il posto all'improvviso. È l'Italia che va bene, è l'Italia che va male, è l'Italia che è fortunato se non finisce all'ospedale, è l'Italia un po' fittizia, con la casta e con la spuzia, ormai non c'è giustizia, con l'indulto e l'armistizio rinviati, ormai a giudizio, la capogira di riflesso insieme a me. Cos'è successo? Lui l'ha sconfesso. E mi consente. C'è il processo. Sciame la pelle, dare bella, se succede non vorrei. Buonanotte, insulature, più scevennate, più soffolura. Sciame la pelle, dare bella, se succede non vorrei. Si alza lo stress, si parla di crisi, qui si asseggiano i birrini. Sciame la pelle, dare bella, se succede non vorrei. E per trovarli più facilmente io gioco responsabilmente. Sciame la pelle, dare bella, se succede non vorrei. C'è sempre chi magna, su superati la piazza di Spagna. Magna, 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 magna. Gente riverente alla doccia dei soggetti che prendono le tangenti. Le mafiose del sicario dedicata a chi riflette si sente un po' precario. Mi ha visto tante e chi per lavorare deve essere gigante. Sono lente e focosa, la cosa solo la ballo sulla terra mia preziosa. Io terra rosso. Sciamo la pelle, che ci frega, 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 c'è il grande fratello. Sì! Perseguendo questi stessi ideali e questa stessa missione tracciata negli anni, la linea artistica seguita oggi dall'associazione ANIA è proprio quella di essere uniti contro ogni forma di razzismo musicale, volendo dar voce a nuovi talenti emergenti impegnati in un'attenta ricerca e sperimentazione musicale. Nessuna frase era così attuale come quella citata di Pino Daniele, Napoli mille colori. E quando si pensa a Napoli non si può pensare alle analogie con la cultura spagnola. Basta pensare alla lingua, tutti sappiamo. Ad esempio che alcune delle parole che si utilizzano nel dialetto napoletano derivano dalla lingua spagnola. Molte le affinità musicali, ma andiamo ad ascoltare una brillante interprete della canzone d'autore di quella terra, da Madrid, Mercedes Gomez Gago. Buonasera a tutti. Diría que estoy encantada de participar en este festival. Pero me encuentro muy lejos de Nápoles, ciudad acogedora con quienes la visitamos. Hace tiempo, quizás demasiado, que estuve allí y pude comprobarlo. Y una ciudad que ama tanto la música es doblemente bella porque, como decía Don Quijote, donde música hubiere, cosa mala no existiere. Là dove c'è la música, non può esistere il male. Dispongámonos pues a disfrutar de ella como si se tratara de un bálsamo
que cure las heridas que estos extraños momentos nos están dejando. Es un verdadero placer cantar para todos ustedes y sin mascarilla. Algo bueno tenía que tener la distancia de internet. Grazie mille a todas las personas que hacen posible este evento. Chao. Buonasera. Per il Festival di Napoli canterò la canzone Noches de Boda di Joaquín Sabina. Sono Chega Gómez da Madrid. Grazie mille. Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero la guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pide bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada. Te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches. Di Napoli e la nuova generazione
accoglie un po' tutti i generi, privilegiando soprattutto quelli che, partendo dall'origine musicale, non stravolgono in maniera scellerata o fuorviante quella che è la tradizione su cui si fonda il Festival di Napoli. Quel Festival di Napoli famoso, quello che rese proprio importante, famosissima la canzone, il mito di partenza della nostra sera, appunto, dal 52 fino al 1971. Diciamo che poi questa canzone ha fatto il giro di tutto il mondo ed è custode di tutti i suoi elementi più solari e arcani, e che la trasferiscono all'interno della nuova prospettiva musicale che questo festival si onora di promuovere, rendendola così riconoscibile come il flamenco, la musica brasiliana, quella che dicevamo io e te prima quando non eravamo collegati, quella francese e anglosassone. Continua il nostro viaggio che testimonia l'unione culturale della musica nel Mediterraneo. Ci troviamo in Portogallo, la loro musica nasce dalle tradizioni popolari. Sono il trio João Fradecon, i loro ritmi musica improvvisata, ma con radici sull'enorme patrimonio della musica portoghese. Anche loro vantano la presenza in un tour mondiali e si sono esibiti con artisti straordinari. Mariza, Mario Laguinha, Mario João, Lura, Jorge Pardo, Ney Mato Grosso, Pedro Joia e molti. Hi, good evening. It's a pleasure to be on this amazing festival, Napoli Festival, and I would like to thanks to the art director, Mr. Massimo Abate. Here I am in Valencia tonight, playing after a long time with this awful pandemic situation, but we are happy to come back slowly to the real life. And so it's a big pleasure to present my trio with Adriano Alves and Marcelo Araújo, and hope you guys like it, and grazie for la invitazione. Ciao. We'll be right back.
Festival, pur rispettando tutte le diversità musicali, rappresentandole perfino indistintamente per onestà intellettuale, intende ritrovare quei punti di riferimento e quella unità consona allo stile e pregio di quello che abbiamo sempre detto della scala minore napoletana, mettendo nuove forme, quindi nuovi ritmi, e quindi questa new generation, ma sempre ricca di quell'anima, di quella genuinità e di quella ricerca che può e deve riportarci a quei livelli culturali, artistici, paritari di un tempo. Sia chiaro, non siamo passatisti, ma non siamo neanche in memoria del passato. Come si fa a cancellare il passato? La canzone napoletana, che qualcuno dice è una canzone napoletana classica, ma quando mai? Che è una musica di tradizione, e lo dicono alcuni intellettuali, fortunatamente non tutti, perché sono anche intellettuali intelligenti. Anche alcuni giornalisti. Esatto, allora il problema è che praticamente la canzone è classica perché nella canzone classica c'è l'autore che proviene da un'estrazione classica, è lo stesso il musicista. Appunto, così anche come le orchestrazioni. Come anche le orchestrazioni, quindi non si può dire che, per secondo tu dici Di Giacomo fu fatto accademico d'Italia dal re Vittorio Emanuele, quindi è un classico, la sua poesia, una delle sue tante poesie, Marzo, è nella storia della letteratura italiana dappertutto. E se vogliamo parlare anche di Mario Costa, è l'autore di Capitan Fracassa, vogliamo parlare di Giordano, dell'Andrea Chenier, no? Erano musicisti di estrazione classica tutti quanti. Quindi questa è la canzone napoletana. Anche musicalmente c'erano i grandi musicisti che facevano prima le opere e poi si divertivano a cantare le canzonette, che per loro erano canzonette, ma sono dei classici meravigliosi. Certo. Quindi passiamo adesso alla prossima regione, il prossimo stato, regione, stato, regione, non lo sappiamo. Eh sì, Massimo, approdiamo in un'altra isola, perla del Mediterraneo, e lo facciamo affacciandoci sull'isola di Malta con una band internazionale, Spiriteri Lucas Band. Ah, 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 ah.
artistica di un territorio, con le sue tradizioni, non solo canore, ma di costumi, valori, identità, un bagaglio culturale dove riconoscersi ed essere fieri, motivo per cui si intende veicolarlo nel mondo, perché la canzone napoletana non è una tradizione solo campana, ma è da sempre un modello mondiale. Beh, diciamo che il prossimo artista è un artista che ho portato con me in qualche modo su Radio Vaticana. E poi è un artista, diciamo, che è stato il primo musulmano a scrivere un brano addirittura per il Papa. E questo brano aveva come titolo Advocata Nostra Alma Master. Mater. Sì, rifaccio, scusate, abbiate pazienza. Master. Allora, il prossimo Chef. Artista è un grande... il mio prossimo artista... il mio prossimo. Il prossimo artista è un mio amico. L'ho portato con me a Radio Vaticana e abbiamo fatto questa diretta perché lui è stato in realtà il primo musulmano a scrivere un brano per il Papa, Advocata Nostra Alma Mater. E qui per presentare un progetto molto importante, Tarajenar, l'unione delle due tipologie di danza, quella nordafricana e... E quella poi, signora Maria, è quella del sud Italia, ed è grazie a lui che al Festival di Napoli... Nordafricani, dovevo dire. No, ma io, pure se ti fermi, io sto, ti sto aiutando, okay. Succede, no, siamo in diretta. Sì, esatto. Vai, rifacciamo. Però ora va rifatta... Da capo. Da capo sarebbe meglio. No, da capo, andiamo avanti. Okay. Allora. Il prossimo artista, mio carissimo amico, l'ho portato con me durante la diretta di Radio Vaticana, perché lui è stato il primo musulmano a scrivere un brano addirittura per il Papa, Advocata Nostra, Alma Mater. Ed è qui per presentare un progetto molto, molto importante, vero? Sì. Tarajenar, l'unione delle due tipologie di danza.
quella nordafricana, quella del sud Italia, ed è grazie a lui e al Festival di Napoli che Anya vanta una collaborazione con CCME, Conseil di Comunità Marocaine e l'Étranger, per la tutela dei diritti dei marocchini all'estero. Signori, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del celebre Noureddin.
Diciamo che a questo punto, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa terza serata del Festival di Napoli dedicata agli ospiti speciali, a quelli che provengono da vari paesi del bacino del Mediterraneo. E di che cosa parliamo? Parliamo della culla, la Magna Grecia, la Grecia, la patria di tutte le arti, culla appunto del teatro, della canzone. Non avremmo potuto scegliere veramente, ragazzi, un modo migliore per concludere questa ultima serata dedicata agli ospiti eccezionali con la nazione che artisticamente e storicamente è più legata a Napoli, fin dai tempi della Magna Grecia. E in questi giorni abbiamo voluto trasmettere non solo il patrimonio musicale, ma il bagaglio culturale che si è arricchito nel corso degli anni, e la nostra valigia è diventata sempre più pesante. È vero. Perché ha raccolto testimonianze, ha ristabilito accidentalmente come questa... Ma legami con la musica, attraverso la musica, ha fatto nascere nuove amicizie. Certo, sì, sì. Sapete, quando si percorrono strade accidentate come questa del festival, è naturale incontrare ostacoli. Recita il sommo poeta Dante, non ti curare di... Ci facciamo tutto qua sullo capo. Vai, andiamo, sì, perché la allora, vai. Ragazzi, siamo arrivati praticamente alla fine, l'ultima performance. Ma è peggio lasciarlo andare via. È the last, ma ovviamente è la più importante. Sì. Ci stiamo andando Comunque, già sì, stiamo già registrando, abbiamo parlato a voce lunga. Non lo sapevo. Allora, stop. Registrando no. Ah, vedi. Ma diciamolo. No, dico, non diciamo che stiamo registrando. Appunto, no. Esatto. Posso andare avanti? Sì, vieni. Allora... Siamo arrivati alla fine. Ragazzi, non potevamo concludere che con una delle nazioni del bacino del Mediterraneo più belle in assoluto, diciamo proprio la storia, diciamo proprio... Non mi dispiace che siamo arrivati. Diciamo che sostanzialmente la patria di tutte le arti, la culla del teatro, della canzone, non avremmo potuto scegliere un modo migliore per concludere questa ultima serata dedicata agli ospiti eccezionali con la nazione che artisticamente e storicamente è più legata a Napoli, la Grecia. Fin dai tempi della Magna Grecia. In questi giorni abbiamo voluto trasmettere non solo il patrimonio musicale, ma il bagaglio culturale che si è arricchito nel corso degli anni, e la nostra valigia è diventata sempre più pesante. È vero. Perché ha raccolto testimonianze, ha ristabilito legami attraverso la musica, fatto nascere nuove amicizie. Sapete, quando si percorrono strade accidentate come quella del festival, è naturale incontrare qualche ostacolo. Recita il sommo poeta Dante, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Noi ci siamo fatti accompagnare da due istituzioni eccellenti in fatto di storia, arte e cultura. L'Istituto Dante Alighieri di Atene e l'Università di Atene. Con un testo di Omero lascio la parola al professor Giannis Tsolkas. Religioso silenzio. Εγώ τα έκαστα λέγω νετάρισι πίφασκον. Το φραδέ καρπαλίμος εξήκετο νιής ευεργής, νήσον σιρήνιν έπηγε γάρ ούρος απίμων, αυτήκ έπειτα άνεμος μεν επάυσατο, η δε γαλήνη έπλετον ηνεμίη, κοίμησε δε κύματα δαίμων. Αν στάντες δέταρι, νεός ιστία μυρίσατου, και τα μένεν νοί γλαφυροί θέσαν, η δε περαιτμά εζόμενη λεύκαινον είδωρ ξεστής ελάτησιν. Αυτάρ εγώ κυρίω, μέγαν τροχόν οξέι χαλκό, τη θά διατμίξας χερσής τη βαρύση πίεζον. Έψα διένετο κυρός, επικέλετο μεγάλη εις, η ελίου ταυγή, η περιονίδα ο άνακτος. Εξής δε ετάρισιν, επούα τα πάσιν άλυψα, οι δε νοιοί μέδισαν ομού, χειράστε πόδαστε, ορθόν εν ιστοπέδι, εκ δαυτού πήρατ ανύπτων. Αυτή δεζόμενη πολιήν, άλλα τύπτων ερετμής, αλλότε τόσον απήμεν όσον τε γέγονε βοή σας, ρήμφα διώκοντες, τας δου λάθεν ο κύαλος νοιής, εγκήθεν ορνημένη λιγυρήν δέντινον αηδίν. Δε βράγ ιών πολύ εν οδυσσεύ, μέγα κίδος αχαιών, νία κατάστησον,
ina νοητέριν ο παππούσις, ουγάρ πότις τί δε παρήλασε νιή μελένη, πριγιμαίων μελίγυριν αποστομάτων ο πακούσε. Αλ ο γετερψάμενος νίτε και πλοίων αηδός, ίδμεν γάρτι πάνθος ενή τρίοι ευρύοι, αργίοι τροέστε θεόν ιότι τιμόγησαν, ίδμεν δώσα γέννητε επιχθονή που λιβουτήρι ως φάσαν ήσε ο πακάλιμον. Αυτάρ εμόν κύρ ήθελ ακούεμενε λυσετευκέλων εταίρους οφρίσι νευστάζων, ιδέ προπεσόντες αίρεσον. Fine della terza serata, e quando si dice terza serata si dice fine del Festival di Napoli, ma non sarà finito definitivamente. Il Festival di Napoli riprenderà poi con più vigore, ancora con più forza nel 2021. Abbiamo voluto comunque portare a termine questa fatica, perché tale è stata, una grande fatica da parte di tutti, da parte del nostro grande direttore artistico Lino Pariota, maestro Lino Pariota, da parte di mio fratello che è il vice praticamente dell'organizzazione, è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Italiana Artisti, e poi tanti altri che vorrei ringraziare, in modo particolare, a parte la comunicazione con Maria Rosa Borsetti, che è stata fantastica, e insieme a Maria Rosa Borsetti, che dire di Massimiliano Ferrara, insomma ci sarebbero tanti ringraziamenti, c'è il nostro Massimo Ruggero, ma ce ne sono tanti, ci sta Maria Luisa, ci sta Rita Callegari, ci sta Galotta, il mio caro amico Galotta, tutti hanno dato veramente una grande mano per la realizzazione, e non ci dimentichiamo anche di Antonio Cernicchiara, no? Antonio, lo conosci tu Antonio Cernicchiara? Un po' lo conosco. Grandissimo Antonio Cernicchiara, che dall'inizio ci è stato vicino. Io credo che forse mi sono scordato di Coccoruna, mi vinceranno come al solito, ma non è un problema. Abbiamo portato. Hai dimenticato te. Noi dobbiamo brindare su te. Ah, veramente? Noi tutti brindiamo su di te, e sul Festival di Napoli. Io non sono il Festival di Napoli, ma sono, diciamo, un piccolo veicolo, un piccolo, come diceva il famoso Papa Ratzinger, sai cosa diceva? Sai cosa diceva? Diceva: io sono il, come diceva, il contadino della vigna del Signore. Hai capito? Io sono un semplice contadino. Però la cosa straordinaria che abbiamo fatto è che abbiamo portato il festival nel salotto napoletano dell'Ottocento, riportarlo alla sua bellezza, riportarlo alla sua grande storia, riportare il Festival di Napoli dove deve essere collocato, senza alcun problema, perché voglio dire, oggi come oggi, la bellezza ha diritto di ritornare. La bellezza non è soltanto la bellezza fisica, e qui ce ne abbiamo in abbondanza, ma la bellezza dell'arte, della musica, la bellezza del sorriso, è stata troppo stravisata la canzone napoletana, e quindi riportiamola lì dove gli spetta. E alla canzone napoletana tutto vediamo con grande, grande sentimento e grande amore. Viva Napoli e viva la canzone napoletana.